Sì. Allora, a dopo. Ciao. Visto che siamo in pochi, ho un segreto da confessarvi, però a Biondi non glielo dovete dire, al mio socio. L'applauso che sentite, che è la coda del video di presentazione, Nicola, sono un paio d'ore che è convinto che sia rivolto a noi, che sia rivolta a noi. Noi lasciamoglielo credere, perché lui è contento così. Comunque qua c'è il mio socio. Questo nasce perché, anziché chiedere il countdown a Fabian per dire quando entriamo in diretta, ti ho detto: socio, ci fanno 10 secondi l'applauso e poi entriamo. Perfetto. Pensate in che stato è. E allora benvenuti alla seconda partita commentata della giornata. Accanto a me c'è il mio socio Nicola Biondi, in regia Fabian Hart e Tom Ruban ad offrirci queste belle immagini. Una bella partita tra due master, un secondo turno, quindi una partita valevole per l'entrata nel tabellone dei nazionali parte bassa di classifica, tra Davide Vico e Carlo Clerici, due giocatori che in questo momento, in quest'annata, hanno ben fatto, soprattutto intanto inquadrato, questo che vedete è Davide Vico. Carlo Clerici, che ha sfiorato l'inizio di un sogno a San Vincent, si è arreso nel quarto di finale, se non sbaglio, no, nell'ottavo di finale con Alfredo Massimo, ma comunque è stata un'ottima prova per lui che gli ha portato in dote sicuramente un bel po' di punti per ben sperare in questa stagione agonistica. Ultima prova in quel di Alba, in provincia di Cuneo, la prova dei verdetti, la prova delle retrocessioni illustri e delle grandi promozioni. Insomma, domani, nella giornata di domani / lunedì, qualche cosina probabilmente riusciremo a dirvi, e lo faremo assolutamente, se lo faremo, in via ufficiosa. Intanto sta per iniziare l'incontro tra i due giocatori. Tiraj Alaband, che ha visto vincere la biglia bianca a Carlo Clerici. Tutto pronto, stretta di mano con l'arbitro e si inizia. Lo sapevi di già chi aveva vinto? Eh? Lo sapevi di già chi ha vinto? Se è già fissato il punteggio bianco. Lo stanno facendo ora, poi lo cambiano dopo, semmai. Ah, non avevano ancora fatto il tirare. No, infatti ho detto. Infatti ha vinto Vico, ora gireranno il punteggio. Sì, ha vinto Vico. E tra l'altro, guarda, colgo l'occasione per salutare il nostro Dario Del Gobbo, che ha coniato una delle più belle frasi del secolo: sei simpatico come una spinta dalle scale. Io ti riporto questa cosa. Ti ho ripreso solo perché eri un po' distratto, pensavi già dal momento che avevano fatto l'assegnazione che avessero già fatto il tiraggio alla banda. Ma invece lo dovevano ancora effettuare. Fino a 5 minuti fa, se devo fare proprio outing, stavo facendo un piccolo pisolino e tu hai ben pensato insieme a mia moglie di disturbarmi. No, di svegliarti, perché si incominciava. Esattamente. All'acchito Davide Vico, titolare della biglia bianca. Perché sei nervoso per quello? Scusa, dovevamo fare il commento. Per quello che ti ho svegliato. E pensa che adesso ci sono 5 giorni a fila a Salerno. Io spero ci sia bel tempo. No, quando sono fuori, libero vado al mare. No, andiamo a correre, andiamo a fare un po' d'attività. Sì, sì, no, vai, ma sono in forma. Carlo Credici in risposta all'acchito di Vico con questo striscio di calcio. Palla avversaria intercettata sul largo, biglie depositate prossime all'asse longitudinale del tavolo. Vico decide giustamente, a mio avviso, di andarci al volo.
lo fa anche molto bene, si disimpegna, rimane forse un po' timida di forza, la caratteristica di questo Bigliado di non avere un fine corsa accentuato. Una cosa carinissima. E ci hanno spostato lo strato, eh? Allora, vediamo se riesco, eh? Bravo. Questo lo trasciniamo di qua, e lo apriamo. Esatto, questo lo apriamo. E questo lo apriamo. Ha visto, tutto a posto. Bravo, bravo. Pensa che giornate toccheranno a Fabian Art la San Benzano. Ma quest'anno a San Benzano c'è Mirko Bianchi? Oppure si inventa un altro fantomatico viaggio in giro per il mondo? Prima ha fatto Babbo Natale, quest'anno farà la Befana. Intanto angolo con tentativo di Steola per Vico, che intercetta la palla troppo grossa. Riesce comunque a costruire una sorta di rimanenza, diciamo, accettabile, che costringe Clerici a un traversino di misura, giocando soltanto la bianca con le biglie che si spostano entrambe verso l'asse mediano del tavolo. Vista la posizione del pallino, tutto sommato questo appena lungo non è un errore. Vico, tutto ciò che farà qui se lo guadagnerà. Prendere il pallino a un volo, certo che se lo prende, lavora il pallino per lui, 11 punti. E tra l'altro il pallino, vediamo se si mette tra le due biglie, tutto bene, direi una grande partenza da parte di Vico, eh? Ma è chiaramente assolutamente intenzionale il tiro sul pallino, anche perché non esisteva praticamente il passaggio. Già a fare 2-8, insomma, manicomio. Sì, diciamo è buona sorte il fatto che abbia fatto 11, è assolutamente casuale e fortunoso il fatto che abbia fatto Steola. Sì, sì, ma, casuale e fortunoso la Steola, poi il fatto che abbia l'unica nota di questo tiro è che non ha condotto nel miglior modo la palla battente, ma è anche vero che siamo alle prime steccate, quindi il braccio anche per le altezze di colpo e quant'altro si deve un po' rodare. La drizzata? Tocca senza effetto, quindi penso la spari. Ah no, pensavo battesse in crociale, gioca proprio di una passata. Qui sfortunato. Passa in mezzo. 2 punti, 13 a 4. Diciamo che ha fatto un po' pari con quello che era successo prima. Sì. E qui Clerici non penso abbia la possibilità dello sfondo a palla, carica addirittura la fucilata tutto Bigliardo. L'ha presa dove prudeva. Capolavoro di Clerici, capolavoro a tutto Bigliardo, un controllo praticamente perfetto della palla battente. Secondo me quando si tiene dentro al 4-5 della sponda corta è già una nota di merito. Fantastico, bravissimo. Riduce lo svantaggio a solo 5 lunghezze Clerici e 2 a mo' di 3 per Vico, oppure uno spondapalla. Ma qua decide per le 2 a mo' di 3. Avrei qualche titubanza su questo spondapalla, socio. Vabbè, ho detto per dovere di cronaca, ma chiaramente anche io avrei tirato il 2 a mo' di 3. Tu a mo' di 3, che giustamente parte, aveva abbassato la forza per entrare al massimo, sì, e fare una difesa trasversale. Intercetta piena, lascia questa conclusione di giro di colpo in testa a richiamare la biglia nella buca. Un'altra volta molto bravo Clerici, perde un po' il controllo della battente e rimane un po' lungo, non so, anche con l'avversaria. Se gli si è legata troppo o se ha dato una steccata troppo rigida, gli si è staccata immediatamente. Puoi mandare il replay per cortesia, Fabian? Secondo me gli si è legata troppo, ha toccato, cioè, e poi che abbia fatto il doppio ramversé, cioè abbia ripetuto due volte, mi sembra, ma non sono sicuro, le vediamo. Sì, troppo bravo.
che era abbondante anche la misura dell'altra. Dico angolo di seconda. Con questo due si tocca comunque la corta e si portano le biglie in parificazione. Buona la forza data da Vico. E qui un pallino da 4 probabilmente per Clerici sul fine della palla avversaria, a muovere poco la bianca. Penso che sarà questo l'obiettivo del Comasco. Ronza intorno al pallino da 4. Una forza un po' ibrida, quello che a volte succede. L'importante è non rimanere lunghi, chiaramente, perché la battente arriverebbe in mezzeria longitudinale e l'avversaria si staccherebbe molto dalla corta. A rimanere corti così quasi bene. Credo che vada in passaggio difensivo con eventuale pallino da 3 per Vico. In difetto di questo, una difesa diagonale perfetta, bravissimo Davide. Capolavoro difensivo da parte di Vico. Sì, questo è un capolavoro che costringe Carlo ad alzare la stecca, a rompere la posizione di difesa. Non vedo tante altre soluzioni, anche perché sull'ipotetico appoggio. No, è brutto. No, anche perché c'è il pallino che dà una noia. Sul sì, o di mezzo colpo se non si sente da stare sì, sì, o di mezzo colpo o di vortice, di parabola. Sfortunato. È partita anche un po' tenerina, eh. Certo, poi non è detto di prenderla per lasciare fisso, ma visto è partita un po' risentita, eh. Tanto sì. È vero che non credevo neanche che curvasse così tanto. Sì, beh. È la forza che l'ha fatto curvare così alla fine. Intanto Vico non si complica la vita su questo fisso. Sì, qui effettivamente c'era poco da studiare. Se si trovava una difesa diagonale migliore di questa, tanto meglio, ma insomma non poteva trovare uno schema difensivo adeguato in questo caso. Sì, non poteva neanche allontanare più di tanto la bianca dal castello, quindi si è mantenuto sul tiro normale. Prende l'ultimo pezzettino di biglia disponibile Clerici su questa garuffa e forse averla presa così fine lo salva da un tiro frontale. Eh sì, perché Vico deve andare di schiacciata. L'uomo di 3, la posizione ideale sarebbe quella del rimpallo. In pallo un filo troppo abbondante, esatto, meno accentuato di questo, però sicuramente l'intenzione era questa, quella di stare sul rimpallo, poi muovere poco la biglia battente una volta dopo l'impatto e far muovere solo l'avversaria verso il castello. Però un'altra posizione da studiare per Clerici, che anche qua niente di scontato, ci sarebbe un traversino di prima a rimanere corti. Giro a tornare al quadrato basso, così è messo bene, eh? Oppure traversino, ma credo che opti sul traversino di prima, però non a rimanere corti, allungare. Ma secondo me il non aver fatto il pallino è una bella notizia per anche se no, non avrebbe bevuto, ma il 2 si può bere. Ha l'effetto buono la palla, eh? Quindi quando prende il pallino, se lo prende mezzo ci sta. Ma sai, si deve un po' avvitare, per bere. Sì, sì, è vero anche che sottolinea. Bella intanto questa esecuzione di Davide Vico. Savonese confeziona questo girone, giocato splendidamente. Otto punti per Vico, 29-16 il parziale. Cerca di scappare di nuovo Vico, aveva guadagnato un po' di vantaggio all'inizio, poi il recupero con due belle conclusioni da parte di Clerici. Adesso il giocatore ligure cerca di riprendere un sostanzioso vantaggio che può incrementare su questo raddoppio. Credo che passi questo raddoppio, sì. Una passata, io cercherei di andare in fondo. Ah beh, ma allora ce l'aveva comoda, sì, passava sì. Dalla grossa. No, se no
quando è così che la devi scarseggiare, puoi anche pensare di dargli la forza di andare in fondo così come ha fatto, e la tua di colpettino spostarla nell'altro angolo, sai, quando la vedi un po' più scarsa. Ah sì, no, ma però non era questa la, sì assolutamente non era questa la situazione. Sponda biglia d'effetto buono per Clerici, da guadagnare tanta battuta, non ci riesce, trova il rimpallo pieno, dopo rimpallo la sua biglia va vicino al pallino da 4 ma non lo realizza, rimane a meno 15 da Vico, che però adesso si trova impegnato ad affrontare una conclusione con poco margine d'errore qualora decidesse di battere il giro. Vediamo se batterà ancora una volta al ritirato oppure se batte un giro scorrente. Ma a legarsi alla lunga, dici? No, così no. E cosa ha giocato? Il pallino? Ma credo abbia giocato il passaggio, gli è partita corta. Sì, il passaggio. Secondo me ha giocato il 3, perché se no gli sarebbe partita cortissima. Non so con che idea della battente, probabilmente sperava, arrivando a 3, di portare la battente in una zona neutra dall'altra parte, ma mi sembrava bruttarella come proporzione. Una posizione simile all'altra, un po' più bassa la bianca, entrambe un po' più basse ma molto simile a quella prima. Infatti i Clerici la valutano, va di bricolla. No, ma questa secondo me ha una forza naturale, invece no. Lunga è un po' impreciso qui Clerici, e giro per Vico, un pallino che potrebbe agevolarlo anche in un'eventuale steola qualora dia la forza. Bravo, della corta. Bravo, qualità di steccata veramente bella, importante, capolavoro per Davide Vico. 10 punti per Davide, che si porta a 41. Clerici non riesce a aprire il castello con questa sponda biglia e lascia a sua volta un'altra possibilità di colpitura a Vico, che credo che qua non si possa esimersi, non possa esimersi dal battere lo striscione forte. Qui è un colpitore assolutamente cristallino e gli salta addosso, farà il pallino da 3 e questo pallino devia la corsa dell'avversaria verso il castello, battendo un birillo. In tutto fa 5 punti. Che è fortuna relativa comunque, perché il pallino in quella posizione è una delle cose che ti fanno protendere per questo tipo di scelta, quindi... Sì, passava chiaramente perché è passato però prima a Clerici, quindi a ragion veduta sarebbe passato anche Vico, però soprattutto con questo vantaggio, come facevi notare giustamente tu, è meglio sbagliarlo per realizzarlo il pallino. Certo, il giocatore esperto lo sa, e con la tolleranza, soprattutto quando in vantaggio, se la prende, perché è comunque un tiro realizzato, no? Anche se sembra una botta, ma quando è una botta controllata è un po' meno botta. Un po' meno botta, dai. No, ma io non sono per i tiri non forti, quando hanno un senso anche tirare addosso ai pallini, perché no? Ma? No? 30 punti di vantaggio per Vico. Per ora c'è stato poco match, a parte qualche battuta iniziale, ma primo a riuscire a prendere molto vantaggio è stato subito il ligure. Qua Clerici cerca di passare su questo giro, non ci riesce, realizza 3 ed offre un'altra opportunità buonissima a Davide.
che gioca a ritornare indietro per cercare di inserire anche il 4 nei birilli. Dice, pallino da 4, il pallino abbatte un birillo del Castello, in totale fanno 6 punti e tra l'altro le buone notizie per lui non terminano qui, perché lascia le biglie anche in una posizione difficilmente attaccabile se non per un pallino da 3. Quindi 52 per Vico, 19 per Clerici, che gioca appunto questo pallino da 3, l'unico tiro che poteva... Ah, lo gioca anche Benino, non era scontato questo pallino, cioè fare un errore come si fa l'errore quando si batte la raddrizzata o un filottino di una passata, si può fare anche un errore su una presa di palla così che anche... spazio che deve percorrere l'avversario potrebbe essere un errore che da piccolo diventa gigante, quindi bravo per l'esecuzione Davide, Carlo. E qui rimpallo su questo gancio che porta dentro il Castello la biglia di Vico, regala 4 punti a Clerici, 52-26 il punteggio. Bricolla per Clerici che cercherà di battere tra l'intersezione delle sponde e il pallino per prendere la biglia bianca. Questa mi sembra un po' corta, corta era partita, corta è arrivata, deve sperare che la bianca e la gialla si leghi alla sponda, così non è. Primo set ball per Davide Vico su questo traversino di sfaccio. È limpidissimo, bisogna riuscire a portarla, no. Sono vicine, ma è anche vicino alla sponda. Sì. A questa distanza, no, non ti ho detto che non c'è, però ci sta di squarciare, cioè squarciare a un volo se la prendi. A questa distanza mi sembrava abbastanza fattibile, dai. Assolutamente. Non chiude, fa 6 punti, ma insomma... La giocata è andare in corta. No, andare lunga. Lunga, sì, scusami. Sì. Sì. Ha mollato la steccata con la sua biglia che ha fatto. Se fosse stata più vicino, ma non per la presa di palla, proprio per la reazione, la palla avversaria più vicina a sponda, non per la presa di palla, ma proprio per la reazione che hanno le biglie, sarebbe stato davvero un tiro problematico, se non inesistente. Buon traversino da parte di Clerici, anche se il punteggio fa pensare che questo set andrà ad appannaggio di Vico, tiene 30 punti di vantaggio, solo 2 per chiudere, anche se qui questo pallino fa sicuramente ombra su questa tre sponde di calcio, dovrà andarci o di 2 di volo o di 2 di volo. Sì, a meno che non gli venga in mente di... Ma ce l'ha le tre, ma secondo me non ci sono. Non rischia una presa di palla, no, dentro? Le tre, guarda, sarebbero... No, le battere intorno al 25. Ah. Sì, mi sembrava fosse un po' più verso il diamante il pallino. Pensando a questa posizione veramente bruttarella per... Ha cercato un angolo traversato, credo. E set point per Vico, che può anche chiudere col pallino qualora passasse largo nel primo tentativo di angolo. Lui passa direttamente sul Castello, si leva ogni preoccupazione, chiudendo così il primo set 62-28 dopo replay lì nella regia. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision
and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Tutto pronto per la ripresa del secondo set, l'Akito, il detentore della biglia gialla Carlo Clerici, che nel primo set non si è espresso al massimo, anche perché non ha avuto tante opportunità, tante e invece giocate tutte molto bene quelle di Vico Davide, che si è meritato la vittoria del primo set anche con ampio margine. Duomo di 3 in risposta all'Akito di Clerici. Presa di biglia sul largo di sfaccio, e tutto sommato guarda, non se n'è neanche messo male. Vediamo intanto, visto che siamo all'inizio del secondo set, i parziali degli altri biliardi. Al biliardo numero 2 Andrea Donati avanti 1-0 con Luigi Cirillo. Tommaso Muntoni, intanto scusa, ma andiamo a replay questa bellissima conclusione di striscio di scambio con pochissimo margine d'errore, veramente un capolavoro, sì, ha confezionato Clerici. Ripartiamo da capo per i punteggi. Dicevamo di Andrea Donati avanti 1-0 con Luigi Cirillo. Tommaso Muntoni sotto 2-0 con Daniele Parisi. Gianluca Paolino 2-1 in suo favore ai danni di Luca Cavenati. Al biliardo numero 6 Giorgio Raviola è sotto per 2-7-1 contro Salvatore Calleri. Al biliardo numero 7 Teo Faiella e Andrea Martinelli sono al primo set avanti di pochi punti il toscano, 52-49. Marco Di Nocenzo, il ligure, contro Bartolomeo Torchetti non hanno ancora iniziato il loro incontro, ma la partita è stata chiamata sul biliardo 8. Gabriele Forestieri 55-48 in suo favore nel primo set contro Giovanni Scutteri. Al biliardo 10 Alessandro Malignaggi è alla bella contro Gianluca Porta, avanti però il milanese 47-20. Alessandro Malignaggi, che fino a due anni fa era, 3-4 anni fa era una terza categoria, sta salendo molto. Stefano Bonandin contro Biagio Maceri sta vincendo il calabrese per 2-1. È sotto Fabio Mura per 1-0 contro Michele Madaffaro. Mattia Bassan ha vinto 3-0 con Sandro Foroni. Che risultato, Mattia? Francesco Orlando 1-1 contro Carmine Ianni. Cos'è? Questa è la carrellata degli allievi. Marco Bigozzi contro Aronne Spinozzi. Aronne Spinozzi avanti 2-1. Mattia, se lo stai elevando, eh? Sì, sì, Mattia ha una steccata. Mi piacerebbe fargli qualche filmato, pulizia di steccata fantascientifica. Poi un ragazzo squisito, tra l'altro. Ha proprio il carattere giusto, e secondo me fare 3-0 a Foroni non è roba proprio così banale, come non banale questo ghiaccio, sì, di Vico, che sta confezionando 10 su 10 anche di calcio adesso. 20-4 il punteggio. Clerici deve subito rispondere, filottina la passata. Se no, chiedi a me, sì. Sta caricando forte. Ma non ci penso a me. Perché i primi due o tre brandeggi l'ha fatti piano, quindi pensavo che anche lui la sua scelta fosse orientata. Sai, lì se sei su un biliardo che leggi, che hai letto bene e a cui ti stai, in cui ti stai trovando a tuo agio, non è...
non è sbagliato tirare cercando di levare il pallino, quindi un'incandelata di seconda lì, perché di prima era già troppo storta la palla. Essendoci però questa diagonale un po' ibrida, giocare la passatella ad andare proprio in centro della corta con la tua non è sbagliato, considerando anche poi il pallino ti protegge su un'eventuale imperfezione. Al volo di una, Carlo Clerici. La buona uscita per Carlo. Vediamo se tocca sponda. Bravissimo. Perfetto. Ottima difesa trasversale. Nonostante un'impostazione che personalmente non mi sia piaciuta molto del tiro, qui dove ha caricato tanto di effetto, però giustamente quando si carica d'effetto va diminuita la forza. Carlo l'ha fatto nel migliore dei modi. La sua esecuzione è stata premiata da un'ottima rimanenza. Due a scendere per Vico, che la lascia lì. Gira intorno, c'era tanto spazio per girargli intorno. Non penso. Giocata di battuta, vero? Sì, sì. Non ha una grande chiusura, anzi tende a stendere, è una caratteristica per il biliardo nuovo, tende a chiudere di più le traiettorie di due sponde. Questa è già regolare. Fatto sta che Clerici beneficia della palla in mano, che cerca di concretizzare con questo giro. E la concretizza in modo perfetto, vediamo la forza. Addirittura interpone il pallino molto perfetto, probabilmente Carlo, anche sulla garuffa o sulla divisione. Quindi obbliga un 2 a mo' di 3 Vico. Sì, questo è un 2 a mo' di 3 abbastanza schematico, con tanta palla utile da qualsiasi lato si prenda per la difesa, anche perché la forza in quella specifica posizione è identica da un lato o dall'altro della palla. Sì, infatti si salva con assoluta disinvoltura Vico su questa conclusione, anzi ripropone una biglia molto più difficile al suo avversario, molto più difficile di quanto lo era la sua. Carlo va di gancio sul largo, vediamo se riesce a condurre in difesa entrambe le biglie, entrambe messe al centro. Perfetto. E qui vediamo con che angolo decide di entrare su questa palla Davide. Vediamo se decide di arrivare fino al centro e venire giù perpendicolarmente, oppure affidarsi a una battuta di una mezza garuffa, non proprio una garuffa piena. Sceglie quest'ultima soluzione. E il risultato direi che gli dà anche ragione. Lascia però un'opportunità di candela che potrebbe essere sfruttata più che in chiave di punti, anche in chiave difensiva, perché qualora dovesse fare il 2 di destra farebbe una difesa micidiale Clerici. Sì, qua difesa dura la fai con qualsiasi birillo, il 2 di destra, come diceva il mio socio, è il 2 proprio quello che fa malissimo. Sì, perché sposta poco la biglia. Ecco, questa è la 2 peggiore, perché lascia una 3 sponde di calcio abbastanza abbordabile per un giocatore dell'elevatura di Vico, di Davide Vico. L'altro 2 sarebbe stato sicuramente migliore da un punto di vista difensivo. Decide di andarci. Gli trasponde di calcio, come giustamente dicevi. Chiuso tanto la traiettoria in ultima sponda. Complice anche un po' la forza ridotta. Non risponde questa volta anche per Clerici. Tu proponi questa linea, vediamo se
Anche te hai preso il biliardo, socio. Hai preso abbastanza, dai. Sei felice? Sì. Biliardo. Stringiucchia un cin, via. Sì. Ti piace un cin? No, però lo accetto. Se lo dici tu, lo accetto. Socio, sai cosa stavo pensando? Che tra 2 anni torniamo al Crucible? No. Stavo pensando che penso che sarò felice di festeggiare con te finale di stagione, che sarà l'ultima. No dai, non te la voglio buffare così tanto. No, no, devi stare zitto, che c'è il finale di stagione. Faccio finta di non essere in tensione, ma penso alle finali, alle semifinali, non di biliardo tutti i giorni. Sai, socio, che... No, potrei... devi stare zitto, basta. Ti stacco il microfono. Ma ha staccato il microfono davvero. Devi essere onesto, no, cioè, tu l'hai fatto con me. Devi stare zitto. Non devi parlare di calcio fino al 7 giugno, spero il 7 giugno. No, no, lo farò quanto prima, quando c'è un po' più di gente ancora collegata. Vico, intanto, non trovando una soluzione, Vico, giustamente ce la lascia andare d'effetto buono di 2. Sono d'accordo con questa scelta, perché anch'io, se ha notato che questa qui fosse la strada per prendere palla con sicurezza, ha fatto bene a percorrere. Anche perché, come giustamente dicevi, non c'era veramente nulla. E questa poteva essere una soluzione di attacco, una soluzione di disimpegno. No, più che altro una soluzione per prendere palla. Tra l'altro, perché era... Perché giustamente, se fai il calcolo che battendo lì forte passi da dove è la palla avversaria, dici, intanto la prendo. Poi dopo staremo a vedere, ma non c'erano neanche particolari rischi se tu hai un conteggio, o perlomeno un riferimento più che un conteggio, no, che sai no, che è ti... È una linea. È una linea, sì, vabbè. Comunque una linea tracciata che sai che la prendi abbastanza grossa, quindi. Ma infatti va rischiato proprio quando te lo trovi in questa situazione, perché è una situazione limite, quindi tu l'hai studiato nella situazione limite e hai l'avversario o la battente che sono prossimi alla linea di riferimento. Allora riesci con un piccolo parallelismo a fare delle valutazioni, se è tanto distante no. Qui fa la cosa difficile, Vico. Sì, l'ha portata via. Venendo all'andata era davvero era più difficile che fare filotto di seconda, sicuramente. Decisamente. Realizza 2 punti, una buona conduzione agli angoli della diagonale delle biglie. Non una risposta comoda per Clerici, che dovrà... Il salotto è a Como, vero? Ho visto il distintivo, sì, CSB. È del salotto. Salotto prima, di Como, giusto? Sì, prima era Mozzate in provincia di Como, adesso non mi ricordo esattamente. Ah, non è più a Mozzate, non c'è più... No, il salotto... Che era un ex bocciodromo dove si giocava anche una BTP. Sì, ma adesso si è spostato già 2 volte. Già 2 volte. Ricordo ci si giocava una BTP nel 2007, mi sembra. 2008. Anche nel 2010. E quella... 2010-2011. Quella dove quarta prima perse a 0 con Mannone, giusto? La bella. E intanto Vico sembra aver preso... Biliardo Vico l'ha preso in tutte le sue particolarità. Sì, adesso... Sta giocando veramente bene, Davide, ci sta cercando in questa frazione di stadi a ruota, ma davvero dura, Non gli sono capitate tante occasioni a Carlo, effettivamente. Sì, infatti non è che si possa recriminare più di tanto, sì. Qualche imperfezione, ma a cose normali ci sta. Sì, qui è una bella uscita, vediamo se prende il premio del pallino da 3, direi proprio di sì. Giusto premio, Vico dovrà costruire un ponte semivolante. Ah, io credo che può valere 2 a mo' di 3, dai. Questa è rischiosa, infatti è rischiosa, può rimanere corto. Non hai la sensibilità. Chi non... No, non mi è piaciuto. Non mi ha entusiasmato, perché 2 a mo' di 3 era una strada che aveva già percorso.
percorso anche più che benino, quindi traversino di seconda per Clerici, che trova vuoto all'andata e vuoto al ritorno. E qui prende la biglia sull'esterno, questo pallino forse un po' lo protegge, perché lo dovrà giocare di sviluppo. Ma io direi anche un po' più di un po'. Forse ancora scendere a partire. Ma se lo tira di una passata, no, il pallino a 4 non lo fa, gli vola davanti. No, ovviamente. No, no, perché non lo fa? Di una passata lo faceva il pallino da 4, secondo me, sai, Sosso. Ho capito, ma l'altra? No, di misura. Cioè, stando sul grosso a non fare niente, fare 4. Se ti si allarga un pochino, sì, giochi essenzialmente il 4, ma di misura. Sì, dalla grossa c'era il pallino. Sì, a fare dallo perché stretto. Dalla scarsa porti via il pallino, esatto. 3. Non banale, cioè, da sapere, da aver praticato, da conoscere, ma fattibile, secondo me. Oh, ma ha buttato giù il briglio? Sì. Oh, ma non era accorto dopo, ma mi sa che anche Vico se n'era accorto. Vico se n'era accorto dopo, infatti sorride, perché anche secondo me lui se n'è accorto dopo di me. Gli è costata niente. Perché era concentrato sulla biglia avversaria. Manda il replay, per cortesia, Fabio. Era concentrato sulla biglia avversaria per vedere se arrivava a toccare la lunga e fare il disegno di americana. E secondo me se ne è accorto tardi. Ah, ma l'ha buttato giù con la stecca. Con la stecca. Pensavo fossero più a filo. L'aveva preso, perfetto l'aveva preso. Cioè, alla nasci bene, te lo ricordi? Io ho bevuto 92, 96 in gara l'ultima volta, in coppia con Jerry. Ho fatto 92 e poi rialzandomi ho levato giù il 4. 100, cioè la Jerry mi stava uccidendo. Poi mi stava uccidendo tutta la squadra, se ti ricordi, era una finale di staffetta. E intanto qua... Ma ringrazia e mette a referto Clerici. Guarda come si è girata questa partita. È grave, può capitare, però può capitare, diciamo che può capitare ai vivi. E ancora non se ne capacita, giustamente, Davide, perché insomma un errore che può accadere una volta nella carriera di un giocatore. E quando insomma ti capita poi addirittura in diretta televisiva, insomma ci rimane un po' male, no? Ma sì, anche perché diciamo che giochi sul televisivo, a parte insomma giocatori più blasonati, il 99%. Guarda dalla camera frontale, vediamo. Cioè, il 99% delle partite giochi le partite non sul tavolo televisivo, quindi sono pochissime quelle che ti capita di giocare nel biliardo televisivo, e combinare una cosa del genere sul tavolo televisivo, insomma, da un po' noi. Sì, magari preferiresti farla nell'anonimato, magari poi la racconti a tutti, però insomma conto con una prova TV, un altro che proprio la sanno tutti. sì, che poi lì però può capitare, cioè, intanto senso... Clerici con questo bello sfascio chiude, realizza 8 punti e si porta sull'1-1, e noi diamo la linea alla regia. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio,
Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Eccoci tornati in diretta, terzo set tra Davide Vico e Carlo Clerici, incontro valevole per il passaggio del turno, è un secondo incontro della giornata, turno che porterà uno di questi due giocatori a vedersela con i giocatori della categoria nazionale. Tra l'altro un nostro utente ci fa prima i complimenti a Quarta per il titolo europeo, adesso tra poco andremo anche a un po' a rendicontare l'avventura della nazionale italiana e di tutti i giocatori impegnati all'europeo ad Antalya nel mese di aprile, e poi ci chiede cosa pensiamo di Bresel. Cosa pensiamo di Bresel? Io allora posso dire la mia. Io inizialmente, anche perché l'hai visto dal vivo. Sì, l'ho visto dal vivo. Inizialmente l'ho odiato perché ha buttato fuori il mio beniamino che è Ronnie O'Sullivan. Intanto scusami, guarda, fantastico, qua. Che capolavoro. Super tiro. Tiro più bello dell'incontro per Davide Vico. Che si scrolla di dosso quell'errore fatto nella partita precedente con questo giro rovescio di sponda palla, bravissimo. Questo è davvero una palla. Tiro più bello della giornata, tiro sì. Più bello della giornata. No, io lì per lì l'ho odiato Bresel perché ha buttato fuori il mio beniamino Ronnie O'Sullivan piazzandogli 7 frame di fila consecutivi con 4 centoni. Che non è poco, però effettivamente più andavo avanti il match più mi rendevo conto, Bresel l'avevo rivisto giocare, però non a questo livello, una facilità di steccata incredibile. Poi dopo è partito nella semifinale molto indietro con il cinese contro Si, e insomma da lì ho detto guarda, ha fatto il fenomeno per buttarmi fuori Ronnie, mentre io ho visto l'unica sessione della mia vita di Ronnie, l'ho vista, e poi dopo ne ha fatti 11 consecutivi anche a lui, insomma poi meritatamente ha vinto mondiale in finale con Serbi, un giocatore veramente micidiale che era passato dall'essere un fan prodige a passare un periodo un pochino in appannamento, adesso all'età di 28 anni è diventato lui, ha coronato il sogno di vincere un mondiale al Crucible, è salito molto nel ranking, che dire. Sai a quanto è andato nel ranking? Non lo so, non l'ho visto quella giornata. Però un assoluto giocatore veramente di assoluto livello, tra l'altro chiare origini italiane per Luca Bresel, con la mamma che è, credo, siciliana, di origine siciliana. Hanno cominciato a giocare a biliardo, ha scoperto il biliardo, così narra la leggenda di Andrea Campagna, in Sardegna, in una vacanza in Sardegna. Intanto Vico fa un altro super capolavoro a biglie vicino, uno sfaccio di una passata da 8 punti. Quindi che dire, Bresel è un campione assoluto, insomma è stato un bellissimo mondiale molto emozionante, che almeno io ho seguito, oltre che dal vivo l'ho seguito anche dalla TV, insomma con il commento sempre in combinata di Maurizio Cavalli e Andrea Campagna, che ringraziamo perché insomma impariamo tanto da loro, specialmente da Maurizio che ormai è un giornalista plurinavigato, a cui insomma non è mistero, ci siamo anche sicuramente ispirati, ho avuto modo di sentirlo per messaggio, insomma gli ho fatto i complimenti soprattutto per la maratona. Anch'io ho avuto modo di sentirti per messaggio. Lo so, però chiaramente insomma hanno fatto una maratona di commento, un giorno se la sono fatta tipo noi dalle 10 la mattina fino all'1:30 di notte, quindi siamo, ma noi siamo abituati a quello. Sì, sì. Tanto sicuramente Vico sul set di Billiard Channel ha preso un po' in mano le redini dell'incontro. Due belle esecuzioni spiccano, che quelle che gli hanno portato in dote. Questi 8 punti, il giro di calcio e lo sfaccio di misura. Facciamo anche un resoconto dell'Europeo di Antalya. È andato in scena sia il campionato europeo a squadre, è stato vinto dalla nazionale italiana, sia il
l'individuale che ha visto vincere appunto Andrea quarta in finale contro Paolo Marcolin, semifinalisti Aniello e Achille Aniello e ottavo posto per Mignolo e quattordicesimo posto per Zagnella. Poi è tra l'altro quarta, ha vinto il suo quinto titolo europeo nel campionato europeo 5 birilli femminile. E invece grande vittoria di Daniela Romiti contro la tedesca, terzo posto per la nostra Cristina Pulcini, quindi un podio quasi tutto italiano. Erano due le atlete che partecipavano al campionato europeo. Poi nel campionato Under 25 ha sfiorato la grande impresa Alessio D'Agata, che ha conquistato il terzo posto, ha perso una semifinale, Gianluca drammatica, si trovava avanti di tanto, poi è stato rimontato dal turco che tra l'altro insomma gli ha fatto un po' una giocata strategica un po' brutta, dice, sul finale, ha chiesto una pausa quando forse non poteva, insomma peccato, però la crescita biliardistica d'Alessio. Ha chiesto una carambola quando non c'era. Sì, diciamo la crescita biliardistica di Alessio si sta facendo davvero importante ora che lui si è trasferito, come ci diceva Marco Zanetti, in Corea ormai da qualche anno, post-Covid, quindi davvero gli auguriamo di diventare uno dei giocatori più forti del panorama mondiale. E se parliamo dei giocatori più forti nel panorama mondiale dobbiamo fare solo i complimenti e inchinarci a Marco Zanetti, che ha vinto il titolo di carambola a tre sponde dopo averlo già vinto nel 2013 e nel 2017. Dopo sei anni si riaggiudica un'altra volta il titolo di campione continentale. Tra l'altro purtroppo insieme, proprio lo stesso Zanetti insieme a Emilio Sciacca nel team italiano, non sono riusciti a superare la fase a girone, però insomma diciamo una trasferta per la nazionale italiana, sia alla specialità dei 5 birilli della carambola, sicuramente super positiva. Sì, bravissimi i nostri alfieri. Intanto una bella esecuzione, il punteggio era fermo già da qualche minuto sul 16-5, una bella esecuzione adesso per Carlo Clerici, uno sfaccio che gli ha permesso di realizzare 10 punti e anche una buona distribuzione delle biglie, distribuzione che Vico attacca per smezzare sulla strada della garuffa, smezzata che gli riesce perfettamente, complice anche la posizione del pallino. Quando vuoi la classifica ce l'ho. Guarda Socio, guida quarta dietro, davanti a Mignolo, poi subito dopo Aniello, Caratozzolo, Gomez, Marcolin, Romeo, Di Lena e Sagnella e Gualemi che è in decima posizione. C'è bagarre, ci sarà bagarre in questa ultima tappa. Rimangono professionisti? Il campione italiano nazionale, primi 15, giusto? Poi 15 conta. I primi 15, poi ci sarà il campione italiano del nazionale. Certo. Quindicesima posizione, c'è Capasso a 126 punti e mezzo. E subito sotto, in sedicesima posizione, c'è Michele Gatta. Insomma, ci sarà da vedere delle belle in questa ultima prova. Intanto il giro e pallino da 4 per Vico, un obiettivo raggiunto, quello del 4. Un buon impatto peraltro, anche se qua probabilmente patirà una steola che con un po' di coraggio potrebbe diventare durissima, però per renderla durissima di palla un po' più scarsa bisogna muoversi un po' di più la palla gialla. Ce l'ha fatta? Ah. Sì, l'ha fatta, però questa sembrava, non è, io intendevo, c'era da muoversi. Sembrava che non la facesse. No, questa dalla telecamera più bassa sono stato tratto in inganno. Dico, di una sponda lunga non realizza nemmeno il pallino e probabilmente subirà un'altra steola. È
e questa potrebbe diventare anche dura se giocata di sponda. Sto pensando alle alternative, ma sì, posso anche essere, ma lì di sponda la fai meglio se la sbagli. Ma sponda palla, dai, sì. Non fai pallino da tre, ma tira qualcosa sul pallino a 4. Sì. Tira lo sfaccio il pallino a 4. Sfaccio 4, mamma mia. La tua? Mamma mia. E la tua? No, mamma mia, Carlo. Via, Charles, come si fa? No, ecco. Era un rischio inutile, era un rischio inutile. Che peccato. Non capisco perché questa forzatura... in un momento 20 a 15, ma era brutta brutta questa stella, ma al limite non la farai, cioè, cioè, nel senso, non credo ci sia qualcuno che arrivi e ti picchi, ecco. Sì, sì, sono d'accordo. Che poi non fare la stella non è detto che tu lasciassi, cioè la tua verso la lunga la porti uguale, lascerai un po', insomma. L'unico rischio è di tirarla, si tira sulla sponda corta. Capito, per lasciare fissa la devi sbagliare di un metro. No, l'unico rischio è lasciare lì la palla, insomma. Sì, o la sbagli sulla finezza o la prendi grossa, ma insomma... Sì, stai parlando di un errore grave. Traversino di una passata e mezza di calcio intanto per Clerici. Peccato, perché alla fine tra... La vede secondo te? Per lo sfascio? Secondo me sì, mi butto. Anche perché ho visto, la vede. Ho visto il viso convinto e grintoso di Vico, non ho guardato la biglia, ho guardato il suo viso. Ho visto la preparazione che aveva fatto e l'ha fatta veramente in un modo perfetto. Tutte queste sottigliezze, vi ricordo, lo troverete nel video, nel libro in uscita della prossima, la prossima settimana. No, uno si deve arrangiare anche nel commento. Cioè. Del mio social. Ma sono stato onesto intellettualmente. Che ti ho detto? Non l'ho guardata, ho visto che Vico se la stava guardando e preparando. Così però non fai una buona pubblicità al tuo libro. Io, disonesto intellettualmente, è un... No, qui sono stato onesto intellettualmente. Perché è l'eccezione che conferma la regola. Sì. Vico batte a 50 questo sfaccio con la possibilità di chiudere il set. Realizza solo ed esclusivamente due punti. E qui Clerici decide di optare per lo sfaccio, possibilità di un pallino da 4 anche dopo l'impatto con la lunga. Questa non s'apre più, solo 2. È un'ottima esecuzione. E questo è un problemino per Vico, che deve scegliere da che parte andarsi a salvare. Ma credo che l'uomo di tre lato sinistro, che al limite realizzi il pallino da tre. Sì, la scelta credo sia obbligata dal lato sinistro. Sì, credo andrà di sì, buono. A entrare di buono, dai. A entrare l'uomo di tre. Forse tre o via, quattro. Fa il quattro. Sì, sì. Non e penso ci fossero porzioni pericolose addosso a quel quattro. La mette in banca Vico. Di quanto lo era prima di questo tiro, tutto per tutto striscio di misura per Clerici, ma andrà a gioco forse vicino al pallino. Vediamo se il pallino gli fa il barbatrucco. No, no, direi non gli ha fatto nessun barbatrucco, anzi di retro
realizzare il pallino da 4, Vico. Infatti va a vedere la distanza quanto ma si deve staccare. Lo fa anche non di retro. No, fa diretto. Diretto di retro. No? Così. Ah, sì, no. Ho detto c'era anche non di retro qualora l'avesse vista meno scala. Dalla più lunga. Scala, ah, lunga. Sì. E chiude Vico. Pubblicità per noi, pubblicità. I giocatori hanno chiesto una pausa, in pausa audio andiamo anche noi, godetevi gli highlights.
Ed eccoci tornati in diretta per seguire il quarto set tra Davide Vico e Carlo Clerici. Un bel set davvero giocato dal Savonese, che ci ha deliziato con tre o quattro tiri veramente degni di nota. Stiamo seguendo live lo sfogo di papà Marcolino, ma gli è concesso, perché comunque sicuramente una bella soddisfazione per lui, che il leone, come abbiamo detto, il leone ogni tanto ruggisce, secondo me ruggisce ancora tanto questo leone. Vediamo il figliolo, riesciamo a vedere anche il figliolo del leone com'è. Intanto Carlo Clerici, prima opportunità per lui con un angolo da ricavare, decide di giocarlo di misura. No, poi ha giocato gioca di seconda a scendere, difficilissimo evitare questo rimpallo. Oh, ce la fa Carlo, ma con più di qualche brivido. Un brividino, eh? Questo ormai l'abbiamo sdoganato. Questo no, questo ha giocato bene, ma questo è l'angolo alla Valladè, che li faceva con tutte e due, però grande Romano Valladè. Intanto all'inizio da dove aveva lasciato Vico con questo 13 di sfaccio. C'è un altro telespettatore che dice che aveva scambiato Clerici per Luca Breselle. Infatti un po' gli somiglia. Sì, sì. C'ha un che. Non è proprio... È vero. Sì, sono pettinati uguali, se sì, più o sì, meno sono pettinati uguali. Angolo e pallino da 4. Ciao Giancarlo, buon rientro. Salutaci Paolino. Paolino. Tanto lo vedremo a breve. Sistemi Birilli, intanto Gerardo Carnevale, arbitro di questo incontro. Vediamo se il nostro Tom Ruban riesce a fargli un bel primo piano. Eccolo qua. Penso che Gerardo sarà uno dei contenti di questi giorni. Gerardo Carnevale è un cognome di chiarissime origini partenopee. Sempre, non tutti i partenopei sono per il Napoli, Sì. È partenopeo o campano? Cioè è proprio partenopeo? Ah, Carnevale mi sembra un cognome molto molto partenopeo, insomma. Carnevale c'è anche, che è stata anche una bandiera del Napoli, insomma, e della nazionale, che ha sempre giocato, ha iniziato e finito nel Napoli Carnevale. No. Purtroppo ha avuto anche una parentesi all'Udinese, ma a inizio o fine carriera? Anche nella Roma. Anche nella Roma ha giocato Udinese, Roma e Napoli. Non mi ricordo con che... Sì, nella Roma me lo ricordo, adesso che mi ci fai memoria. Nell'Udinese proprio no. È riuscito anche a far retrocedere la Fiorentina sbagliando un gol a porta vuota, volutamente, per mandarci in Serie B. Tutti i tifosi della Fiorentina quel mancato gol di Carnevale se lo ricorda. Il Roma-Udinese. Che c'è? L'anno prossimo. Se ho la memoria storica, non è colpa mia. Tra l'altro, guarda, colgo anche l'occasione mentre Vico sta pensando: dopo che sarà esaurita la folata del tuo primo bestseller, ci sarà a breve, penso per Natale, no? Mi avevi detto di quest'anno, la seconda tua pubblicazione, che ormai è quasi in via di definizione. Noi vittime, loro carnefici, sempre. Allora, se ti senti Dario, poi dopo ti sgrida. No, guarda che Dario darebbe ragione a me, perché... No, Dario ha il recinto più alto del mio, non te lo scordare. No, me lo devi provare proprio. Allora, 21-14, sempre in favore di Vico. Vediamo come intende affrontare la posizione. Lo stretto può fare il pallino da 4, però chi non gli è partita. No, penso sia stata, non è una forza che lui ha cercato a ingaruffare, penso sia stata intenzionale questa forza.
Sì, no, ma dicevo lo stretto, sì, ma se dà più forte e fa difesa poi agli angoli, arriva a pallino da 4. Sì, ma può anche semplicemente giocarla così, invece di dare colpi in testa e colpi in pancia, e la palla stacca fin verso il pallino. Cioè, se sotto la stecca si fida... Ora, quella di Clerici è la gialla. Adesso qui l'ha presa un po' scarsa. Quando le biglie erano tutte e due bianche, su cose di questo tipo qua, mediamente sì, si litigava. Sì. E vediamo Clerici se riesce ad approfittare. E lo fa. Vediamo se riesce ad arrivare anche al pallino. Bravissimo Carlo. 12 punti e mette... Si mette per poco avanti, sarà anche per poco anche da un punto di vista di tempo, perché qui il pallino, la realizzazione del pallino è abbastanza scontata per Vico, che secondo me qua cercherà una sorta di combination per ricavare una raddrizzata e un giro con la biglia gialla. Ci può essere entrambe le cose, ma ci può anche non essere niente. E infatti è più facile niente che entrambe. Sì, è veramente nell'impatto, questione di millimetri. Un volo. Ah. 27-26 il parziale. Sempre avanti Vico. Di un solo punticino in questo momento. Sponde biglia per Clerici. Intanto sta arrivando una un leggero venticello che entra dalla porta. Questa sera ci mettono a letto con il prezzemolo, mettono la patatina in bocca e il giro arrosto proprio. Fa caldino ad Alba, comunque. Sta bene, dai. Temperatura gradevole. Fuori quanti gradi ci saranno? Un 25 tutti? No, forse un po' di meno. Attenzione. No, 27. 27, so. Senti là. 7 gradi. Sì. Il perplesso, Clerici, ma chiaramente sta a lui, qualcosa deve tirare. Decide di andare al volo da questa parte, non è che mi entusiasmi troppo questa parte, vediamo come prende la biglia. Rischia, deve cercare di fare un angolo. Sommato, sì, lì, sai, quando le allontani, però vedi dall'altra parte, dall'altra parte con la stessa presa, forse avrebbe fatto il pallino da 4. È questo che credevo che andasse dall'altra parte. Sì, sì, infatti, non si va dalla parte opposta di dove è il pallino. Salvo rarissimi casi. Una bella giocata ancora una volta da parte di Vico, che in grande fiducia, uno sponda palla veloce di gira a tenere, realizza 4 punti. Sì, non era semplice questa esecuzione, la stecca alta, si può rischiare di spingere via troppo la battente. Angolo di seconda e pallino, anzi lo sfaccio e pallino da 4, e non vediamo come prende questo pallino. La sua si avvicina pericolosamente verso il castello, ma non abbatte nessun birillo. Anche qua un piccolo brivido per Clerici. Che d'ora in poi sarà Carlo Bressel Clerici. Ecco, preso un po', no, lui... un po' il controllo. Mamma mia, ecco. Lui ha giocato a prendere il centro della corta di taglio contro, a farla, sì, chiudere, sì, certo, di potenza, farla tornare indietro. Si aspettava, probabilmente mettendo un goccio di effetto a sinistra, di scartare. Invece non ha scartato. Questo nasce stretto, arriva stretto e muore stretto. Nota positiva del tiro, la forza.
accompagna la palla di cui è titolare Davide Vico, la palla bianca, vicino a sponda realmente le sono tutte e due, quindi difficoltà per l'atleta ligure. Difficoltà che di fatto si concretizzano con questo errore. E qui traversino, una Z da guadagnare ma assolutamente fattibile. Pensa, sì, è troppo grossa sullo stretto, non riesce forse neanche a bilanciarla in difesa, anche se potrebbe giocare in finezza un pallino da 4, Vico credo la veda anche da sfaccio, anche se è molto molto impegnativo. Vico è brillantissimo colpitore, quindi vediamo se si fida di queste sue doti. Giustamente non la tiene giù la stecca con però qualche volta soprattutto perché non era in un momento positivissimo, non so se sei d'accordo con me. Assolutamente sì. 6 o 10, scusa? 6, perché ha bevuto di garuffa sul ritorno, ha fatto 10 subito e poi la palla ha bevuto poi 2 di garuffa. Qui importantissimo per Clerici concretizzare anche questa opportunità, soli 2 punti e probabilmente riesce a difendere, parlato troppo presto. Vico, 2 punti e qui sì, è vero che non c'era tanto di più, ma visto il posizionamento della battente, non mi sarei azzardato a questa stretta, quantomeno con questa forza, perché visto il posizionamento del pallino, scusate. Qui buon per Vico che realizza solo 2 punti. Clerici rischiato su quella stretta, Davide. È vero che non è che ci fosse tant'altro da tirare se non quello di tirare per primo il pallino, cioè rinunciare alla stretta, provare un pallino, magari un pallino che si poteva fare di corta corta a finirgli dietro. E qui Clerici, esecuzione di mezza garuffa. Rimane corto. Giro con un pallino da 3 sul largo. Perfetto, questo, conduzione esemplare della palla battente per Davide, che deposita nell'angolo. Assolutamente una conclusione esente da difetti da parte di Vico, adesso cominciano ad essere tante quelle che ha giocato veramente in modo impeccabile Vico. 46-40. Sponda palla,
cercare di ricavare una parificazione. Ci riesce anche quasi benino, ma si alza un po' l'avversaria, la battente. Il male è quello, perché se non si fosse alzata sarebbe stato costretto a battere di misura, a ritornare in centro con entrambe, così, quindi con tutte le difficoltà del caso. Così probabilmente può anche sforzare di mezzo colpo, anche sul largo può realizzare pallino. Però io lo giocherei sempre di misura, Gianluca. Che di mezzo colpo con la mano sul legno non è bella questa, eh? Di misura, Nico, a un volo a pagarla. Ma a misura stai sul largo, non succederà mai. Io credo che giochi sempre... O gioca, no, andare via di corta lunga. Bravo. Così, guarda che bravo. Ha giocato anche molto bene, bravo. Vediamo se riesce, perché qua è la forza chiave. Sì, l'ha allungata benissimo. Comunque era fondamentale per lui marcare, ne ha fatti 8, si mette al 52. Sai, qui fa tutta la differenza del mondo fare 4-8. Quando sei in chiusa, quando sei lì a un tiro dalla chiusura... È tutt'altro che banale questa esecuzione di Davide. E qua perde il controllo Clerici. Realizza 8 punti, ma non trova la difesa. Match point per Vico. E alla prima occasione Vico brucia questa chiusura e fa suo l'incontro. Vince Davide Vico 3-1 su Carlo Clerici. Davvero una bella prova da parte del Ligure. Peccato, perché Carlo aveva rimontato anche bene, era andato sull'1-1. Poi quello che ha fatto girare l'incontro in un momento in cui stava facendo qualche errore Vico è stato lo sfaccio che ha voluto forzare il pallino da 4, dove avrebbe avuto 10 e ha rilasciato un fisso, certo, da 10. Però sicuramente una bella partita. Sì, le più belle esecuzioni obiettivamente quelle di Davide. Ci sono state 3 o 4 palle davvero da segnalare, e la più bella, il più bel caso di gossip, sempre quello di Davide, che aveva fatto un bel tiro e poi ha levato con la stecca il virillo. Noi vi lasciamo soli per un pochino, ma va avanti il nostro pomeriggio di biliardo qua dalla Bocciofila Albese di Alba, in provincia di Cuneo, per l'ultima prova della FISB Challenge di quest'anno. A tra poco. A dopo. Sì, a dopo. Ciao.